Portotolle, buongiorno cari concittadini. Allora, la prima notizia di oggi è una notizia poco felice, poco simpatica, è quella del terzo contagio che abbiamo avuto a Portotolle. Un signore che non ha preso il contagio qua nel nostro comune, ma l'ha preso fuori, è ricoverato a Rovigo. Fortunatamente l'ho appena sentito al telefono, naturalmente per fargli gli auguri e per dargli la nostra vicinanza a lui e alla sua famiglia. Fortunatamente sta bene, non è in pericolo di vita e naturalmente è seguito dalla struttura ospedaliera. Il terzo contagio che va insieme ai due signori che avevamo parlato qualche giorno fa, che comunque, ripeto, sono in condizioni discrete, quindi non c'è questione di pericolo, però ahimè è arrivato anche il terzo contagio e questo va a rimarcare anche il fatto dell'attenzione che dobbiamo mantenere sia sul territorio sia quando usciamo dal territorio. Queste sono le prime cose. Quindi abbiamo il terzo contagio di concittadino portotollese, abbiamo una ventina di persone che sono in isolamento domiciliare precauzionale perché, come sapete, l'ufficio indagini dell'USL per la linea di contatto diretta che hanno i contagiati, mette poi in isolamento domiciliare precauzionale, quindi non hanno contagio, ma precauzionale anche altri cittadini che sono venuti a contatto con la persona in questione. Quindi tanti auguri naturalmente ai nostri tre concittadini, ripeto, la situazione per due almeno è in netto miglioramento e quindi insomma siamo fiduciosi, senza paura, senza panico, ma sicuramente gli siamo vicini perché possano recuperare il prima possibile. Due appunti sui nuovi decreti che sono stati emanati, uno dal Ministero della Salute e dell'Interno, quello sugli spostamenti, e uno dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio. Allora, per quanto riguarda gli spostamenti, naturalmente si esce dal comune di appartenenza esclusivamente per motivi di salute o di lavoro, quindi questi sono i due motivi. Altri motivi possono essere necessità strettamente familiari e quindi di poter andare ad assistere i propri genitori o i propri nonni, naturalmente sempre con l'autocertificazione. Autocertificazione che serve sempre e che bisogna portarla per qualsiasi tipo di movimento. Il decreto del Presidente del Consiglio recepisce il decreto anche che era stato fatto qualche giorno fa. Sostanzialmente, per quanto riguarda noi che non abbiamo fabbriche sul territorio, cambia poco. Per chi lavora fuori Portotolle in fabbrica, i propri datori di lavoro gli daranno le indicazioni. Consiglio a tutti coloro che hanno attività, avete visto pubblicato anche la tabella con i codici Ateco, che il decreto è ministeriale, non è un'ordinanza sindacale, quindi consiglio a tutti coloro che hanno le attività che magari non sono comprese all'interno di queste tabelle, di chiamare il proprio commercialista, le proprie categorie con cui sono seguiti, di farsi dare il proprio codice Ateco della loro attività prevalente. In base a questo poi possono capire o meno se possono continuare la loro attività lavorativa. Chiaro che se hanno necessità di qualche consiglio o meno, siamo sempre a disposizione. La polizia locale che segue il commercio e le attività produttive è il 0426 380525 è a disposizione per dare qualche chiarimento, ma vi consiglio, ripeto, di chiamare il proprio commercialista per farsi dare il codice Ateco e per fare la verifica delle attività prevalenti su cui possono operare. Per quanto riguarda gli spostamenti, do ancora una volta un consiglio. Ricordo che a fare la spesa si può entrare uno per nucleo familiare. E a fare la spesa non andate più di una volta al giorno, anzi andateci magari una volta ogni qualche giorno, fate delle scorte un po' più importanti per evitare di fare gli assembramenti fuori dai negozi o dai supermercati, dove devo dire cercano di gestire nel modo migliore possibile e a cui naturalmente ringrazio. Stessa cosa vale per la farmacia o per le banche, per l'ufficio postale, per quel tipo di attività che sono necessarie per continuare la propria vita normale, ma anche per cercare di dare una regola e dare naturalmente un servizio più adeguato senza compromettere la salute degli altri. Ricordo una cosa che mi hanno chiesto in tanti, che l'ecocentro è chiuso, quindi non andate all'ecocentro perché è chiuso, continua la raccolta all'interno del paese, quindi per qualsiasi necessità c'è sempre Ecoambiente che continua il proprio servizio. Per quanto riguarda la sanificazione delle strade, continua come avevamo detto anche nelle frazioni. Oggi pomeriggio vi darò qualche indicazione per quanto riguarda la consegna delle mascherine all'interno del territorio, vi ricordo quelle regionali e anche quelle che andremo ad acquistare anche noi. Comunque nel pomeriggio cercherò di dare anche qualche delucidazioni in più perché in tanti me l'hanno chiesto. Ricordo che la mascherina serve sostanzialmente in più a chi è ammalato, di chi non è ammalato o comunque di chi vive a contatto stretto con persone che possono essere contagiate. Quindi la mascherina non è indispensabile, è utile ma non è indispensabile. È indispensabile mantenere
sempre l'igiene delle mani, quindi pulire e disinfettare le mani, è importantissimo anche mantenere il metro di distanza che garantisce naturalmente il fatto di non avere il contatto diretto. Mi sembra di aver dato un po' tutte le indicazioni, vi ricordo che abbiamo sempre i numeri a disposizione che li trovate sia sul sito sia su Facebook, i numeri a disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva, anch'io ricevo tantissimi messaggi, tantissime chiamate e cerco nel limite delle mie possibilità di rispondere a tutti nella maniera più precisa possibile. Vi rinnovo ancora una volta il fatto di rimanere a casa, di non andare a contatto con le persone più anziane perché sono le più deboli o di chi ha naturalmente dei problemi di salute. Se non si sta tanto bene, se ha qualche linea di febbre, contattate il proprio medico di famiglia anche da casa. Cerchiamo di essere consapevoli, responsabili, di rimanere in casa il più possibile, spostamenti limitati. Ringrazio ancora una volta tutto il mio staff e le forze dell'ordine che trovate sulla strada, i miei volontari della protezione civile e tutti coloro che stanno lavorando in questo momento anche a rischio della propria salute, perché è fondamentale, ripeto, rimanere in casa e salvaguardarsi. Un'ultima nota, ho parlato perché da noi naturalmente l'attività prevalente sono agricola e quella della pesca, per quanto che sono tutte e due consentite, ho parlato con il presidente del consorzio che, visto che le commesse che hanno da espletare in questi giorni, l'attività però della pesca è contingentata, quindi credo che manderanno a pescare solo una volta alla settimana proprio per mantenere il contratto in essere. Chiaramente, ripeto, chi non se la sente perché o ha dei problemi di salute o non se la sente può rimanere a casa, però comunque si sta cercando di fare questo sforzo per mantenere il meno possibile a rischio anche i pescatori e anche le persone che hanno questa tipologia di attività, anche se nel decreto è contemplato e si può continuare a lavorare. Quindi magari in due turni, una volta sulla settimana, solo per mantenere le commesse ad oggi in essere, che quindi naturalmente servono per l'attività commerciale come si fa in tutta Italia. Credo di aver detto per quest'oggi tutto, ripeto, noi siamo sempre in servizio 7 giorni su 7, praticamente H24, qualsiasi esigenza contattateci pure. Ci sentiamo per il prossimo aggiornamento, un abbraccio forte a tutti quanti, buona giornata.